Ristorante Il Barocco, è in via Orfano Trofio 2729 a Ibla. Per prenotazioni 0932 65 23 97. Eccoci amici, bentrovati, bentrovati, consueto appuntamento con l'Indice. Ogni anno, a fine anno, arrivano queste classifiche che vengono stilate da vari giornali. L'ultima che avevamo letto era quella d'Italia Oggi, ora arriva quella del Sole 24 Ore. Per Italia Oggi eravamo abbastanza in giù, quindi molto sotto, e ci sono state delle valutazioni, dei commenti fatti dai politici dicendo: ecco questo pessimo risultato di Ragusa, la colpa certamente è di quello che è successo prima, anche perché naturalmente i dati fanno riferimento all'anno precedente, non certo all'anno in corso, quindi è chiaro che se parliamo di valutazioni parliamo di quello che è accaduto nel 2017 imperante Piccitto a Ragusa. Ora arriva quello del Sole 24 Ore, dove Ragusa sale di 7-8 posizioni, e questo fatto dà prima di tutto soddisfazione a Cassì, che pare che sia una cosa sua, e dice: questo dato ci fa piacere perché noi saliamo alla 73esima posizione, o 73esima su 107, siamo ben oltre la metà, però siccome siamo i primi del centro-sud è un risultato che fa piacere. E Cassì dice: oh, avete visto, è un dato da cui partire. Scrivono anche quelli del Movimento 5 Stelle, che dicono: ci dispiace che Cassì, considerando che quando le cose sono negative tutte le colpe le diamo a Cassì, a Piccitto, quando c'è qualcosa di positivo fate in modo di dire che effettivamente è merito di Piccitto. Invece io dico: levatevelo dalla testa questa cosa, perché non si può soltanto vedere cos'è la 73esima posizione. Bisogna perdere almeno una ventina di minuti, anche una mezz'oretta, per andare a leggere tutte le classifiche, perché ora non vi sto a dire i numeri, come si arriva a questo, ma vi posso dare le classifiche, perché le voci sono tantissime: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia e società, giustizia e sicurezza, e così via. Allora, io ora vi leggerò le cose più importanti con la posizione di cui siamo in classifica, e vedrete che nessuno si può arrogare il merito, si può vantarsi, perché meriti assolutamente non ne abbiamo e siamo assolutamente al di sotto di quello che potrebbe fare questa città, e sono tutte colpe. Allora,
Iniziamo con la ricchezza e consumi, siamo al 104° posto. Io non so, parliamo dell'anno scorso, non so quale sindaco può essere contento che su 107 siamo al 104° posto, che soddisfazione può avere. Affari al lavoro, qui arriviamo al 73° posto, che è quello che abbiamo. Dov'è che abbiamo invece un risultato positivo? Ma già l'avevamo in quella classifica precedente, nell'ambiente. Bene, qui siamo al 26° posto. E un'altra cosa che ci fa salire tantissimo in classifica, della quale noi, insomma, non possiamo pigliarci nessun merito, pensate, è sul rischio idrogeologico. Bene, sul rischio idrogeologico siamo la provincia con meno rischio, siamo al numero uno. Quindi ecco che questa posizione prima, voi sapete come funziona la statistica, ci porta a crescere di qualche posto. Ma sul rischio idrogeologico penso che sia il Signore che ce l'ha dato così, no? Che siamo tutti a scendere, non abbiamo fiumi, e questa cosa da qualche punto di vista ci ha favorito. Le altre cose, allora, pensate, giustizia e sicurezza al 90° posto, cultura e tempo libero, 63° posto. Depositi, io pensavo che Ragusa doveva essere visto quello che accade, a Banca Agricola, c'è stata anche una riunione dei soci della Banca Agricola, una riunione estemporanea. Depositi 102°, il PIL, il prodotto interno lordo, la nostra provincia, l'isola nell'isola, 93°. L'esportazione del PIL, cioè quello che noi riusciamo a portare fuori, 90°. Considerate che l'ultimo è 107, noi siamo 90°, no? Poi, sport, 96°, consumi, 96, i protesti, siamo al 99° posto, quindi vuol dire che da noi ce ne sono solo 6-7 che hanno più protesti di noi. Sulla vendita delle case, 92° posto, la spesa per viaggi, ecco che le agenzie hanno problemi, 104° posto, qui praticamente in questa provincia per viaggi siamo 104°, solo 3 sono dopo di noi. Invece abbiamo un buon numero di imprese, siamo al 20° posto, abbiamo un pessimo tasso di occupazione, che siamo all'81° posto, un discreto tasso di disoccupazione giovanile al 65° posto. Un'altra cosa che ci fa salire in classifica, perché abbiamo scoperto quali sono i 3 dati che ci hanno fatto salire in classifica: l'ambiente, il rischio idrogeologico e anche uno importante è l'indice climatico, la escursione. Beh, noi siamo al 17° posto, quindi abbastanza buoni. Un'altra cosa che ci fa crescere è il tasso di natività, che siamo al 4° posto, l'indice di vecchiaia 17° posto, il tasso di mortalità 24° posto, quindi si vive abbastanza bene, crescono, nascono abbastanza bambini, si campa un po' di più, l'indice climatico è al 17 ed è questo che ci ha fatto crescere nella classifica. Io non penso che la mortalità, la natalità e il clima lo possiamo dare come merito a Piccitto e neanche il rischio idrogeologico, per il quale, devo dire, l'amministrazione pentastellata non ha messo un dito all'acqua calda, e tantomeno per la questione della salute, perché anche in quel campo, con la questione dell'ospedale dell'anno scorso, secondo me Piccitto è sceso molto oltre, sotto il 70%. Poi, per esempio, la spesa solidale, 108°. E l'altra cosa della quale dice la bella città, la smart city. Smart city vuol dire essere una città smart. Smart in inglese vuol dire bella, vivibile, simpatica, smart, no? Bene, siamo al 96° posto, quindi tutto questo merito
non ce l'abbiamo. Per chiudere questa storia della classifica, non vi arrogate nessun, non vi pigliate nessun merito, perché guardate, non è né di Piccitto né di Cassì. La classifica è quella, siamo al 73° posto, siamo cresciuti di 7 posti, però a causa di alcuni indici che ci hanno dato, diciamo, soddisfazione. Ve li ripeto, per i quali noi non abbiamo praticamente meriti: la nostra è una provincia dove il rischio idrogeologico è pari a 0,1, quindi anzi da noi si fanno gli indici, abbiamo un buon tasso di natalità intorno al 4%, l'indice di vecchiaia siamo al 4%, al quarto posto, l'indice di vecchiaia siamo al 17°, e poi questo ambiente che ci porta al 26° posto. Per tutti gli altri siamo molto sotto i 70, 73, 74, quindi nessun merito. E anche il consigliere Federico e gli altri che si sono subito preoccupati per questo comunicato di poca roba, no? Dica sì, non è merito di nessuno. Invece il dramma è un altro. Com'è possibile? Com'è possibile che questa città, che poi i dati sono anche un po' interprovinciali, in mezzo c'è anche la provincia, com'è possibile che questa città non riesca a scalare classifiche, posizioni su posizioni, potendo contare su tutto quello che abbiamo noi? Perché io sono dell'idea, e lo ripeto per la 50ª volta in quest'anno, penso quindi una volta a settimana, nessuna provincia può vantare quello che abbiamo noi, sia dal punto di vista economico, ambientale, patrimoniale, di risorse economiche, UNESCO, spiagge, aeroporti, porti e compagnia bella. Qual è la verità? È che non sappiamo farle funzionare, perché da sempre il ragusano è apatico, no? È l'Ignavia, Iblea, non ci dobbiamo offendere, siamo apatici, che ne interessa, va bene, ma che l'aeroporto, ma che il porto, ma che l'autostrada, tutte queste cose ci hanno portato a questa condizione. Quando si era l'isola nell'isola, avevamo qualche classifica, qualche posto in più, forse eravamo diversi, non c'era la crisi, ma forse avevamo anche sindaci che facevano credere di più nelle possibilità della città. Sono convinto che i 5 anni appena trascorsi su questo hanno pesato moltissimo. Chiudiamo quindi questo argomento, non vi arrogate, non vi pigliate nessun merito, perché non è merito di nessuno. Siamo al 73° posto per il Sole 24 Ore, ma siamo all'87° per Ragusa Oggi, poi in base ai metodi di valutazione. E parliamo invece di politica, a livello regionale, perché pare che questa facilità con la quale Faraone sarebbe diventato segretario del PD, con la possibilità, devo dire, anche di cambiare qualcosa, perché lo stesso Faraone aveva detto proprio nei nostri studi che intanto si va alla segreteria, poi si vede cosa viene fuori. Allora qua ci stiamo trovando di fronte a due novità nel PD: la novità di Faraone, che forse vuole un nuovo partito che guarda di più verso la Democrazia Cristiana, verso quella che era forse, insomma, un'area più liberale di centro, poi qualcuno dice anche di destra, spinto anche dal renzismo, no? Perché Faraone è un rappresentante di Renzi. Dall'altra parte c'era la Piccione, che guardava invece ad un PD più classico, più legato a quelli che erano i principi dei DS di una volta. E anche su questo però ci sono polemiche. Lo stesso Zingaretti, che è candidato alla segreteria nazionale, dice
ma è una fake news il fatto che noi vogliamo ricostituire la democrazia, quello che era l'area di sinistra, no? I DS di una volta, che sarebbero un po' troppo a sinistra. Quindi su queste argomentazioni c'è battaglia, e addirittura ci sono due ricorsi sulla nomina così spontanea di Faraone a segretario regionale del PD. Ma noi abbiamo una brevissima dichiarazione di Zingaretti, di Nicola Zingaretti, che candidato sempre il più accreditato a guidare il PD, da presidente della regione Lazio, che dice: il nostro programma è semplice, non vogliamo andare oltre. Sentiamo. Abbiamo presentato, oltre la candidatura, il documento, e abbiamo presentato una proposta per l'Italia, per una nuova Europa e per un nuovo PD, più unito e più unitario. Basta guardare in queste ore cosa sta accadendo in questo paese, un governo che ha presentato una manovra economica sbagliata che sta colpendo l'economia e i cittadini. E quello che salta agli occhi è l'enorme urgenza di un'alternativa. Io credo che questa alternativa deve vedere protagonista un nuovo PD e una nuova alleanza. E il congresso è finalmente una straordinaria occasione per voltare pagina. Dobbiamo cambiare tutto, non prendiamoci in giro. E se posso lanciare un appello, aiutatemi. Aiutatemi a cambiare il Partito Democratico. Aiutatemi a ricostruire un'alternativa credibile, perché non possiamo permettere che questa nostra bellissima Italia venga governata da questo manipolo di incapaci che sta mettendo a rischio il futuro di intere generazioni e del Paese. Rispetto agli altri candidati, sarà una sfida tra chi avrà i voti di Renzi o della corrente renziana e lei che invece vuole cambiare tutto, come dice? Credo che bisogna riconquistare la fiducia. E per riconquistare la fiducia bisogna avere idee nuove e anche rinnovare un gruppo dirigente segnato dalla storia di questi anni. Faccio un appello e dico: venite tutti in queste settimane a discutere, ad ascoltare, anche a protestare se sarà utile, e poi il 3 marzo tutti ai gazebo, perché in quella giornata può davvero rinascere una speranza per gli italiani. Prima grazie. Di andarsene, Zingaretti, scusi, Boccia denuncia irregolarità e dice che Giachetti e la Spagna raccolgono firme su mail. Arrivederci. Lei risulta irregolare a raccogliere le firme sulle mail? Risulta. Adesso io faccio il candidato alla segreteria. Lei la raccolta anche lei via mail? Allora, questo era Nicola Zingaretti, che è candidato al PD, ora alla guida del PD. Come ho già detto più volte, secondo me, e io non sono un uomo del PD, servono questi partiti. Servono perché sennò rischiamo di affidare città e tutto a liste civiche e compagnia bella, che in verità, non ci stanno dando risultati straordinari, anche a livello di Catania, di Palermo. Catania c'era la lista, quella di Bianco, insomma, dove siamo arrivati, lo hanno visto tutti. Perché devo dire che, ecco, la democrazia è cambiata. Restando un attimo anche a quelle che sono le classifiche di cui abbiamo parlato dopo, ci sono anche delle classifiche che fanno riferimento a quella che è la sicurezza. Per esempio, pensate che da noi siamo 44esimi nel numero di scippi, quindi, però qui è al contrario: più siamo sopra meglio è, no? Quindi 44esimo vuol dire non ce n'è tanti, però siamo 73esimi per il furto di auto, 38esimi per le rapine, vuol dire che ce n'è poche, no? Invece spendiamo molto poco per gli spettacoli, perché siamo 92esimi, spendiamo poco per lo sport, siamo 77esimi. Ecco, tutto questo ci fa capire che, ecco, Ragusa ha un problema economico, ma riesce a mantenere comunque quella sicurezza generale che da sempre ci hanno riconosciuto. E c'è anche un dato che fa riferimento alla
immigrazione, lì purtroppo la nostra posizione è abbastanza alta. Oggi c'è stato un convegno all'antica Badia per parlare di un libro del professore Raniolo, almeno co-scritto, diciamo, scritto anche dal professore Raniolo, che ha questo tema: come la crisi economica cambia la democrazia. E vi devo dire che il tema è molto interessante, perché la democrazia si basa anche sulla qualità della vita, quindi meglio si sta, meglio più c'è democrazia, meno bene si sta, meno c'è democrazia. E purtroppo è così, funziona proprio così, perché ci siamo accorti che quando si sta male c'è la voglia di qualcuno che prenda in mano la situazione e che viene poi osannato come salvatore della patria, e invece abbiamo visto che non salva assolutamente nulla. Questo è un tema importante, purtroppo i relatori erano impegnati, quindi non potevamo intervistarli. Ci ripromettiamo entro fra domani e dopodomani di sentire il professore Raniolo, anche perché devo dire che il parterre, cioè quelli che erano lì seduti, vedete come sono tutti giacca e cravatta, insomma, era un convegno di un certo livello, rivolto forse a persone che hanno, diciamo, un taglio politico particolare. Poi c'era il Rotary che faceva un po' da convegno, quindi una qualità del convegno anche particolare, vista anche il luogo, la location, diciamo. Quindi ne parleremo, vediamo, nei prossimi giorni. Restando a quella che è la politica locale, e dobbiamo dare notizia che dopo le dimissioni dell'assessore Salamone di giovedì scorso, e quindi poi c'è stato l'intervento del sindaco in consiglio comunale, un intervento che noi abbiamo postato sulla mia pagina Facebook e che ha fatto 5-6 mila visualizzazioni, Ciccio Barone effettivamente oggi è stato nominato assessore. Quindi la notizia è ufficiale, non è più un, ecco, lo vedete, non è più una, si dice, dovrebbe essere, chi lo sa com'è, Ciccio Barone è stato fatto assessore. Non ci sono ancora le deleghe, però. E sapete perché? A parte che probabilmente il sindaco le deve un po' rimodulare, ma c'è un disegno di legge in regione, ne abbiamo parlato l'altro ieri, un disegno di legge che prevede l'aumento del numero degli assessori nelle città, e in base naturalmente al numero degli abitanti. E vi devo dire che a Ragusa crescerebbero gli assessori di almeno di 2, cioè da 5 passerebbero a 7. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci sarebbe da spalmare meglio le deleghe, perché senza scherzare, diciamo, vi devo dire che sono troppe, cioè sono oberati di lavoro questi assessori, perché quando uno ha 5, 6, 7 deleghe con più settori da curare, è chiaro che non ce la fa. Quindi è probabile che si aspetti anche questa nuova suddivisione, gli daranno subito delle deleghe, ma potrà poi con 2 assessori in più anche aprirsi nuovi orizzonti. Questo disegno di legge prevede, tra l'altro, che non si può essere assessori e consiglieri comunali. Nel comune di Ragusa questa è una prassi che i 5 Stelle, che aborrivano questo discorso, perché parlare è una cosa, poi farla è un'altra. I 5 Stelle, che se l'avesse fatto Di Pasquale se lo mangiavano vivo, i 5 Stelle invece hanno utilizzato nell'ultima fase della legislatura, della sindacatura precedente, assessori che erano anche consiglieri comunali, perché rischiavano di non avere più nessuno da mettere dentro, visto che molti se ne erano andati, e quindi hanno utilizzato, fregandosene
della, come posso dire, dell'etica in questo caso, e ora anche Cassila utilizza il metodo, che è deprecabile, perché non è possibile che l'assessore vada a votare un suo atto, insomma non è possibile, no, non può essere, quindi è giusto che questa cosa funzioni così. Allora Ciccio Barone diventa assessore e però non abbiamo bene idea di che cosa farà. Tornando però un attimo a quello che è il Natale, perché fra una settimana è Natale, cioè giorno a lunedì prossimo siamo alla vigilia di Natale, quindi siamo in piena atmosfera natalizia, e vi devo dire che l'unica cosa che proprio non c'è è l'atmosfera natalizia. Ora, ieri sera sono stato a Ibla e ho scoperto una cosa abbastanza triste, no? Che nonostante le luci, nonostante l'impegno, le palle balloniere che scinnono dal Ponte Nuovo, le stelline che scinnono dalla chiesa di San Giorgio, a Ibla alle 8 di sera era un deserto. Dice, ma fa freddo, bella scoperta. ma lo sanno tutti che fa freddo a dicembre, che il 20 dicembre fa freddo, no? Mi pare che sia una cosa scontata. Allora è possibile pensare a qualcosa che sia diverso e che possa poi permettere, ecco, queste sono le immagini di questa Ibla notturna. Oh, allora, però non c'era nessuno neanche nella zona alta. Dov'è tutta la gente? Come al solito, è nei centri commerciali. Centri commerciali che ormai sono agli sgoccioli. Guardate che i centri commerciali, se non avessero questi 3 giorni di festa dove la gente si ci arricoglie perché fa freddo, piove e compagnia bella, sarebbero agli sgoccioli. E sapete da cosa si vede? Si vede da questo miriade di volantini che girano, in cui si vanno a fregare il cliente. Su questo faremo una puntata apposta, perché credo che la gente deve sapere quanto dei propri soldi vengono buttati in carta, perché noi buttiamo, credo, in un anno decine di milioni di euro in volantini, in carta stampata, per andare a fregare un cliente all'uno e un cliente all'altro. Queste cose assolutamente non sono belle. Quindi cosa ho scoperto a Ibla? Ecco, queste sono i palle che scendono. Cosa ho scoperto a Ibla? Ho scoperto a Ibla che purtroppo i commercianti hanno preso delle decisioni, perché nelle domeniche dice, guarda, c'è poca gente, per tenere aperto un locale ci vogliono 4 persone, e se poi io produco l'arancina, le cose, non la posso vendere, la butto. Allora è un peccato, guarda, preferisco starmene a casa. E quindi ieri a Ibla molti locali erano chiusi, escluso forse qualche ristorante che comunque vive perché il ristorante serve, no? Mentre invece magari il bar è più di passaggio. Quindi questa è una cosa triste. Allora a Ibla dobbiamo fare delle decisioni. Poi sono passato a una cosa molto particolare, sono passato davanti alle botteghe, artigiane, e vi devo dire che sono rimasto un po' colpito, perché l'addobbo, a parte che erano chiuse, l'addobbo è abbastanza funereo, cioè nero argentato. Ragazzi, mi sono anche preoccupato, dice, ma che cosa vendono qui? Poi era chiuso, insomma, e siamo rimasti, dice, meno male che è chiuso, così la gente non pensa male. Allora, questo è quello che è accaduto, diciamo, a Ibla, e quindi io però devo dire che, siccome siamo in piena attività natalizia, ma dobbiamo dare conto di alcune cose che si sono svolte in questi giorni. Prima di tutto, oggi ci spostiamo a Modica, perché c'è stata la giornata conclusiva del gioco Modica, un risultato straordinario
per la città di Modica, che oggi è stato ricordato e riconosciuto attraverso una conferenza stampa che si è svolta al Teatro di Modica, il Teatro Garibaldi, e durante la quale il sindaco ovviamente ha mostrato tutta la sua soddisfazione. Queste sono immagini del Ciocco Modica. Io ora lascio la parola a Teresa Guarnuccio, che ci fa vedere, ecco, vedete, quando, andare lì almeno al coperto si può. Allora, vediamo le immagini. Ciocco Modica si è conclusa in un momento straordinario. Oggi il punto della manifestazione si è fatto proprio qui al Teatro Garibaldi di Modica. Dal 6 al 9 di dicembre Modica è stata protagonista con il suo oro vero di Modica, anche perché proprio dal mese scorso è diventato IGP, conosciuto non solo in Sicilia ma anche oltre confine. Una cioccolata straordinaria, buonissima, con una tradizione millenaria, e noi abbiamo sentito il primo cittadino e anche gli altri protagonisti di questa splendida avventura che continua a crescere e a volare. Avete premiato e avete comunque magnificato ancora una volta il cioccolato IGP di Modica. Abbiamo premiato anche i ragazzi che dell'Istituto Principe Grimaldi di Modica, sono stati bravissimi. Allora, lei ha dato delle date importanti. Eh sì, perché prossimo anno cambierà la data per quanto riguarda Ciocco Modica. Abbiamo cercato di già, quest'anno volevamo anticipare il periodo, non ci siamo riusciti perché proprio quelli sono stati i giorni, avevamo scelto i giorni del riconoscimento dell'IGP, quindi abbiamo dovuto ripiegare per dicembre. Quindi il prossimo anno sarà ponte proprio di tutti i santi, quindi sarà il 31 di ottobre, 1, 2 e 3 di novembre, quindi questi quattro giorni saranno i quattro giorni Ciocco Modica 2019. Oggi siamo qui proprio per tirare le file o quantomeno anche ringraziare, un momento di riconoscimento anche di tutti i ragazzi del Principe di Grimaldi che ci supportano e ci aiutano ogni momento in questi momenti di promozione della città, ma credo che è un momento importante anche rispetto a una manifestazione, credo che è stata organizzata nei minimi particolari e che sicuramente ha dato grande soddisfazione a tutti, anche non solo dalla presenza straripante di tante persone che hanno voluto gustare cioccolato e essere presenti, ma anche per quanto riguarda tutta l'organizzazione. A riconoscimento dell'IGP per il cioccolato di Modica è stata proprio donata al sindaco di Modica, a lei nella sua persona, la Magna Carta, cioè voglio dire proprio il momento in cui è stato portato ai vertici il nostro cioccolato. Sì, certo, noi, questa è stata anche la manifestazione dove sono stati consegnati due attestati importanti, uno che riguardava proprio il riconoscimento dell'IGP, quindi con la certificazione della pergamena da parte della Commissione Europea, e dell'altra anche per quanto riguarda la Treccani, proprio perché all'interno della Treccani come dizionario, come enciclopedia, ormai il cioccolato di Modica fa parte integrante, quindi sono due momenti importanti dove ancora il riconoscimento di questo prodotto e il riconoscimento di una città che attorno al baretto di cioccolato vuole crescere e vuole dare un futuro ai nostri figli e alla nostra popolazione. Possiamo siglare dicendo viva il cioccolato IGP di Modica, l'appuntamento per il prossimo anno, e possiamo dire che è il vero oro di Modica? È vero oro di Modica, perché ci saranno tante risorse a disposizione, ma anche è un momento per la crescita della città, quindi un appuntamento, quindi arrivederci al prossimo anno, ma venire a Modica poi credo che è sempre è un modo come poter avere tanto anche in questi giorni. Nino Scivoletto, direttore del consorzio di tutela del cioccolato di Modica, diciamo che possiamo siglare un successo straordinario di Ciocco Modica dal 6 al 9 dicembre 2018, e oggi qui al Teatro Garibaldi veramente una festa con i ragazzi dell'Istituto Principe Grimaldi di Modica, l'alberghiero, che hanno fatto tantissimo. Sì. Insomma, siamo molto soddisfatti. Ma sì, io credo che sia lei che i suoi colleghi in questi giorni hanno sottolineato il livello, la cifra di questa edizione di Ciocco Modica, veramente straordinaria, ha superato rispetto a tutti, alla qualità,
del programma, ma anche alla quantità di persone che sono venute a Modica tutte le precedenti edizioni che storicamente si sono fatte. È fantastico veramente. Abbiamo voluto stamattina, prima di incontrare voi, come hai potuto vedere, incontrare i ragazzi attraverso i quali è stato possibile realizzare questo obiettivo. 282 ragazzi volontari. Sono un successo enorme, sono ragazzi che si stanno avvicinando professionalmente alla professione appunto di chef, sia di cucina ma anche di pasticceria, quindi sono i destinatari dei nostri sforzi, sono quelli ai quali vorremmo consegnare il testimone per il futuro, per fare di questo cioccolato, che ora è diventato il primo cioccolato europeo a marchio IGP, per consegnare a loro la tradizione, in modo tale che con la loro capacità di innovazione incontrino il mercato globale. Insomma, questo è il significato e l'obiettivo che ci siamo posti con questa manifestazione. Maria Monisteri, assessore alla cultura del comune di Modica. Assessore, un grandissimo successo di Cioco Modica, siglato anche con il raggiungimento dell'IGP, il cioccolato di Modica è straordinario, conosciuto non solo in Europa ma in tutto il mondo, diciamo ha varcato i confini in ogni senso. Voi avete fatto tantissime cose per quanto riguarda la cultura, eventi straordinari. Sì, perché il protagonista è stato certamente il cioccolato, però siccome Modica ha tanto da offrire, abbiamo approfittato di questa kermesse per presentare in toto la città e quindi abbiamo pianificato anche degli elementi, dei momenti culturali come la presentazione di libri, fra l'altro di autori importanti. Abbiamo avuto ospite Antonio Caprarica, che ha presentato qui a Modica il suo nuovo nato, appunto The Royal Baby. Abbiamo avuto anche la presenza di Giorgio Calabrese, che ha parlato quindi di cioccolato non solo come cibo ma come appunto un elemento importante per la nostra salute. Quest'anno abbiamo voluto presentare anche in questa occasione la nostra biblioteca comunale, che è stata aperta lo scorso marzo e in questi giorni è stata impegnata con vari momenti culturali. Porto alcuni esempi: ad esempio ci sono stati laboratori di fumetti, ci sono stati delle lectio magistrali, insomma è stato aperto al pubblico, perché la nostra non è soltanto una biblioteca ma anche un museo del libro, e questa è stata l'occasione per presentarla alla città. Questa è Tele Iblea. Nel cuore di Ibla, una location unica che si abbina ad un'offerta gastronomica raffinata. Ristorante Il Barocco, luogo ideale per gustare superbe creazioni dai sapori locali, per emozionanti piatti dal carattere siciliano che rispecchiano la stagionalità delle materie prime. E il ristorante Il Barocco vi aspetta per farvi gustare il nuovo menu, dove protagonisti sono i prodotti e le specialità invernali esaltati dalle mani sapienti dello chef Andrea. Il tutto accompagnato da un'eccellente carta dei vini. Il Barocco è anche pizzeria, con le novità assolute delle pizze baccalà e spadina. Inoltre, l'affidabilità dell'organizzazione e il servizio impeccabile renderanno indimenticabili le vostre ricorrenze più importanti, ma anche solo per una cena con gli amici. Ristorante Il Barocco è in via Orfano Trofio 2729 a Ibla. Per prenotazioni 0932 65 23 97. Il più suggestivo itinerario religioso e culturale nella tradizione e nella fede. 28esimo presepe vivente di Giarratano. Dicembre 26 e 30, 1, 5 e 6 gennaio. Non mancate. Questa è Tele Iblea. Istanbul,
per la sua storia millenaria, ricca di monumenti straordinari, è una delle città più belle del mondo. A Istanbul, dal 24 al 28 aprile 2019, con l'Area Tours. Volo diretto da Catania, hotel 4 stelle in mezza pensione, guide e ingressi ai monumenti tutto a 750 euro a persona. Guarda il programma dettagliato sulla pagina Facebook dell'Area Tours. A Istanbul, dal 24 al 28 aprile 2019, con l'Area Tours. Complimenti dunque per Ciocomodi, che avete visto già stanno partendo per l'edizione 2019. A Palermo si parlerà di criminalità organizzata e quindi ci sarà un convegno su i beni sequestrati. Ma naturalmente parliamo di beni sequestrati alla malavita. Invece domani un povero signore che ha una ditta fra Scicli e San Pieri, si vedrà arrivare l'ufficiale giudiziario per compiere il sequestro dei beni per dei debiti dovuti alla crisi economica che non sono stati pagati. Il movimento dei forconi, ma non solo, domani sarà sul posto nel tentativo di bloccare questa esecuzione forzata da parte della legge, ed è un fatto molto triste che siamo costretti a vedere nella nostra provincia, ecco gli indici di prima, queste situazioni. Ora ci spostiamo a Giarratana, perché il presepe che sembra più in gamba della Sicilia è proprio quello di Giarratana, organizzato dall'associazione Amici Lo Cuozzo, che poi il Cozzo sarebbe la parte superiore ovviamente dell'antica Giarratana. Cuozzo è un quartiere, e lì è andata la nostra Teresa Guarnuccio ad intervistare il presidente, che si chiama Linguanti, e che devo dire ci presenta questo 2018 presepe di Giarratana con grande enfasi. Sono due puntate, oggi ne mandiamo una, domani manderemo l'altra, e vi ricordo che il presepe, non viene detto in questa occasione, si farà giorno 26, giorno 30, giorno 1, 5 e 6. Sono 5 giornate del presepe di Giarratana, che è stato premiato, e lo sentirete, proprio come miglior presepe vivente di Sicilia. Allora, sentiamo Teresa Guarnuccio. Il posto è davvero suggestivo, è il momento della natività, ci avviciniamo al Natale e noi siamo all'interno proprio della grotta del presepe vivente di Giarratana. È un presepe che ha avuto dei riconoscimenti nazionali ed internazionali. Noi siamo insieme a Rosario Linguanti, che è il presidente degli Amici Lo Cuozzo, che poi il Cuozzo è questo, dove siamo all'interno di un castello in rovina, peccato, ma è veramente il posto giusto per ambientare proprio la natività. Questa è la grotta e voi state lavorando tantissimo, ci lavorate da quanto tempo? Allora, intanto presentiamo questo presepe che ha avuto tantissimi premi, pluripremiato.
Sì, pluripremiato dall'Associazione Amici del Presepe Regionale di Sicilia, dall'Opera Internazionale Presepium Ars Populi, premi che abbiamo ricevuto negli ultimi anni, soprattutto da quando l'Associazione ha preso in mano le redini del Presepe. Abbiamo ricevuto il premio come miglior presepe vivente di Sicilia, due volte di seguito il premio come miglior presepe vivente d'Italia, e il presepe è stato riconosciuto e ad oggi è l'unico, e ci tengo a precisarlo perché in 31 anni di concorsi questo premio non era mai stato dato a nessuno. Siamo ad oggi l'unico presepe di interesse internazionale. Ora, l'ultimo premio che ci hanno dato è stato riconosciuto come miglior presepe vivente siculo ibleo, perché noi facciamo la ricostruzione storica della Gerratana di fine 800, quindi siculo ibleo per quello, di interesse internazionale. Allora, questo posto a cui mi riferisco io è un castello appunto in rovina, ed è il castello... Questo è il castello, sono i ruderi ormai del castello dei Settimo. I Settimo erano antichi signori di Gerratana, da cui si sovrasta il paese di Gerratana. Il Ucuoz, questo perché? Perché Gerratana, prima del terremoto del 1693, era a Terra Vecchia, non lo chiamiamo, qualche chilometro più a nord. Poi fu totalmente distrutta. All'epoca capirono che sarebbe stato più facile ricostruire il paese qui, in questa collinetta, su questo promontorio, che all'epoca chiamavano Upoiro di Leddisi, perché era tutto pieno di ampelodesmi, di disi in siciliano. Quello che noi oggi chiamiamo Ucuozzo, il Cucuzzolo, da qui è rinata Gerratana. Le prime case, le case che vengono visitate per il presepe, sono le prime case che furono costruite in questa collinetta. Ci sono ancora delle foto, dei documenti storici che ritraggono parte comunque fatte da lontano, ma si vede tutto questo castello bello grande, questa masseria, se la vogliamo chiamare così, bella grande. Poi viene abbandonato, e quindi è brutto a dire, però in qualche modo è stato depredato, cioè i mattoni venivano proprio smontati per fare le case in paese anche. I ruderi che sono rimasti oggi naturalmente fanno parte del patrimonio culturale del paese, c'è la sovrintendenza. È stato pensato nei primi anni 90 di in qualche modo qualificarli, portando qui il luogo della... a noi non piace chiamarla grotta, ma la stalla, perché... Come noi sappiamo, Gesù è nato in una stalla, quindi abbiamo ricostruito, i nostri padri hanno ricostruito la natività qua, e ancora noi oggi portiamo avanti questa tradizione. Allora, lei mi ha detto, Presidente, che praticamente questo presepe è ambientato alla fine dell'Ottocento, insomma 800, e avete fatto una ricerca storica, antropologica proprio, quindi siete andati all'indietro e lo avete ricostruito fedelmente, con tutti i dettagli, con tutti diciamo i particolari delle professioni, dei mestieri del tempo. Sì, in realtà dobbiamo considerare una cosa: grazie al presepe Gerratana ha riscoperto il centro storico. Il presepe, che nasce nel 1986 ad opera del gruppo giovani della chiesa di quegli anni, ha fatto riscoprire a Gerratana stesso, ai gerratanesi stessi, il centro storico, e quindi le varie amministrazioni che si sono susseguite negli anni hanno in qualche modo acquisito, riqualificato, ristrutturato tutti questi ambienti fino a creare il museo a cielo aperto. Oggi tutti i locali visitabili per il presepe fanno parte proprio di un sito etnodemoantropologico, quindi sono visitabili tutto l'anno. Noi non facciamo altro che ogni anno aggiungere cose nuove, però animare quegli ambienti che già esistono. I figuranti sì, li scegliamo con cura, anche se negli ultimi anni prediligiamo molto anche i ragazzini, perché cerchiamo di far scoprire loro il passato. Siamo convinti del fatto che non possono, loro vivono ormai in un mondo virtuale e non possono apprezzare il presente se non capiscono il passato, quindi cerchiamo di inserire quanti più ragazzini possibili, sempre nei limiti di legge, nei limiti della sicurezza e tutto questo. Come figuranti, considerate che noi cerchiamo di stare sempre sui 120-130 figuranti, ma la prima sera arriviamo a 180, poi magari qualcuno molla, qualcuno ha la febbre, qualcuno è stanco, però la media nostra è sempre sui 120 figuranti. Allora, il fatto di sceglierli con cura dipende anche dalla voglia loro di partecipare a questo presepe vivente?
Certo, perché noi capiamo benissimo che i figuranti, parte il fatto che è tutto un discorso di volontariato, quindi impegnarsi 5 sere nei giorni delle feste richiede un impegno da parte del figurante, quindi cerchiamo di selezionarli nel senso di essere convinti che vogliono fare i figuranti e non solo la prima sera e poi magari il presepe si svuota, solo per questo, però cerchiamo per quanto possibile di dare il piacere di fare il figurante a tutti i giarradanesi. Allora, tutto questo lavoro va fatto in quanto tempo? Allora, l'organizzazione parte realmente, non ci fermiamo neanche tutto l'anno, nel senso che andiamo avanti sempre a studiare cose nuove, pubblicità e quant'altro. I veri lavori partono già alla fine di settembre, inizi di ottobre, anche se poi ogni anno diciamo che dobbiamo finire prima, ma ci concentriamo sempre agli ultimi 10-15 giorni. Nonostante che iniziamo veramente a settembre, a ottobre a fare i primi lavori, però poi alla fine si arriva sempre all'ultimo minuto. Ora siamo in allestimento qua al Campo Grotta. È tutto work in progress qui al Campo Grotta, quindi proprio il cuozzo, infatti siamo all'interno, diciamo, di questo castello, di questi ruderi, e proprio qui c'è la mangiatoia, no? Dove viene deposto il bambinello, che poi è un bambino vero. Il bambinello in realtà poi sotto la paglia, queste borse che si usano elettriche dell'acqua calda che si riscaldano da sole, quindi è ben al calduccio. Comunque la grotta, la stalla è stata ricostruita a regola d'arte, secondo me, perché quando i nostri padri pensarono questa stalla, la fecero come l'iconografia classica dietro c'è il bue e la ci rimane. È un prolungo della mangiatoia, praticamente. Nulla di più classico di come ci ha insegnato la Bibbia. Diciamo. Proprio, devo dire che è proprio emozionante stare all'interno di questa grotta, non è una grotta ma è una stalla, ed è veramente emozionante, ecco, perché l'avete fatto veramente nel modo giusto. Ma poi dobbiamo dire che tutti i figuranti che ripropongono arti e mestieri e professioni di una volta lavorano veramente, o no? Fate anche il pane. Sì, i figuranti lavorano veramente fino a che sarà possibile, finché ci saranno persone che riescono a fare veramente i panara, i canisce. Abbiamo il falegname, che è un vero falegname, il calzolaio, uvardonaro, umulenaro, tutte figure che comunque riescono ad essere rappresentate nella maniera più veritiera possibile. Quindi è veramente un sogno immergersi in questo presepe vivente di Gerratana. Lo è stato nel passato e continuerà ad esserlo grazie all'associazione Amici Raw Quoz, di cui lei è presidente, Rosario Linguanti. Allora adesso andiamo a fare una passeggiata per quelle che sono, ecco, intanto il work in progress qui alla stalla, e poi andiamo proprio all'interno del museo a cielo aperto. Va bene, andiamo. Benissimo, benissimo, davvero molto molto interessante. E ora però vi faccio vedere un altro presepe, che è quello di Chiaramonte. Chiaramonte ha tutto un museo per i presepi, e questi presepi in miniatura sono davvero molto belli. Si può andare vicino alla piazza a Chiaramonte Gulf, e guardate, questo per esempio è nelle Calacause, pensate un po', ce ne sono di molto belli. Però il servizio lo manderemo in questi giorni, il presepe è visitabile da domenica fino a giorno 6, questi presepi ce ne sono parecchi, e Chiaramonte pecca di essere, appunto, si vanta anzi in questo caso di essere città dei musei e soprattutto città dei presepi. Questo è molto bello, con molto movimento. Avremo poi un'intervista con il presidente della Prolocomulè e con l'altro dell'organizzazione che ha fatto tutto questo lavoro, ma ne parleremo domani. San Matrice si chiama, Vito San Matrice, ma ne parleremo domani. Ora invece vi lascio con qualcosa che riguarda lo sport. C'è un'intervista ad un consigliere comunale, si chiama Vitale, che parla degli impianti sportivi del mitico Enal, e poi Gianni Papa intervista il presidente del Maria di Ragusa, che sta andando benissimo, è in testa alla classifica, rischia di andare in eccellenza. Quindi a questo punto chiudiamo il nostro telegiornale con questa intervista che riguarda gli impianti sportivi, soprattutto il vecchio Enal, e Gianni Papa che intervista Alabiso.
Grazie, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Consigliere Vitale, parliamo di impiantistica sportiva. Sono stati realizzati nelle ultime settimane alcuni interventi che riguardano appunto delle strutture sportive del territorio comunale. Nel dettaglio di cosa si tratta? E allora, sì, effettivamente era da un po' di tempo che arrivavano delle segnalazioni, mi arrivavano delle segnalazioni, e sono stati fatti alcuni interventi presso gli impianti comunali, ovvero quello di Via Archimede, il Gibbiazzo, e quello di Via Napoleone Colaianni. Nello specifico parliamo di che sono state sistemate in parte e in parte anche sostituite le quattro reti che si trovano proprio alle spalle delle porte. Questo proprio per evitare che i palloni, che i bambini e chi ovviamente pratica lo sport in queste strutture poteva cadere, ecco, nelle aree adiacenti al campo, perché ecco, poteva essere anche pericoloso, soprattutto quello di via Napoleone Colaianni, che dalla parte di fronte l'entrata nella porta opposta, chiaramente lì era anche pericoloso, perché oltre che il terreno accanto al campo non è neanche di proprietà del comune, a quello che so io, diventava pericoloso perché era al buio, i bambini erano costretti a fare il giro e andare a recuperare i propri palloni e si potevano anche fare male. Quindi questi interventi sono stati fatti proprio per evitare qualsiasi tipo di danno a chi frequenta queste strutture e rendere, ecco, sempre migliorativa la situazione. Poi, come altro intervento, abbiamo ripristinato una porta sempre nel campo di Via Colaianni, che mancava una porta degli spogliatoi, mancava da tempo, e infine abbiamo sostituito 7 lampadine del campo Gibbiazzo, perché per un paio di giorni, 3, l'impianto è rimasto per metà al buio. Chiaramente chi ovviamente in questo periodo dopo le 17:15 già la luce naturale va via, quindi non poteva rimanere per altre 4-5 ore il campo al buio, quindi si è proceduto a intervenire nella maniera più celere possibile. Grazie a questo ringrazio il sindaco, che non solo il sindaco ma anche l'assessore Arramo, ringrazio gli uffici che si sono messi subito a disposizione per proprio ripristinare questa situazione, che era diventata alquanto grave, o comunque alquanto che dovevamo, ecco, ripristinare quanto prima possibile la situazione. Invece sabato pomeriggio la città di Ragusa ospiterà una gara di prima categoria che doveva essere a capo della squadra di Scicli, che non può giocare le partite in casa proprio nella struttura dello scapellato di Scicli. Come mai? Cosa è successo? E allora, esattamente, hai detto bene. Ringrazio sempre il sindaco, che è stato molto disponibile. Due settimane fa ci siamo sentiti con l'allenatore, che poi dovrebbe essere anche un dirigente della squadra del Per Scicli, del campionato di prima categoria. E tra l'altro ho visto anche sui social una sua intervista, il quale il campo di Scicli, il comunale Ciccio Scapellato, per il momento è inagibile. Chiaramente non tocca a me capire le dinamiche, o voglio entrare nelle dinamiche, perché chiaramente non è di mia competenza, però diciamo che mi sono reso subito disponibile, ripeto, grazie anche a Peppe e all'ufficio sport, che ringrazio davvero di cuore. Abbiamo visto che sabato, proprio in occasione della loro partita in casa contro la Virtus Ispica, campionato di categoria, c'è la possibilità di poter usufruire del nostro impianto. Quindi, quando ho manifestato questo interesse a Peppe, al sindaco, chiaramente lui è stato molto disponibile. La società ringrazia ufficialmente l'amministrazione e tutta quanta per aver, ecco, stiamo ospitando il Per Scicli per questa gara interna, perché hanno questo problema che dovrebbero risolvere, che quindi noi in questo momento ci siamo sentiti di fare questa azione. Nella serata del lunedì, tradizionalmente dedicata allo sport, non parlerò della Passalacqua, non parlerò che veramente è risalita fino al terzo posto ed è in grandissima forma, non parlerò della Virtus che è straordinaria, che è in testa, non parlerò del Ragusa che è in testa pure lei, sta disputando ed è campione d'inverno, ma parlerò di un'altra squadra campione d'inverno alla quale sono particolarmente legato, perché sotto certi profili non me ne vogliono, è detto con molto affetto, fa un po' tenerezza il Marino.
Il Marina è in testa al campionato di eccellenza, ieri ha vinto, questa immagine proprio servisce alla partita, ha vinto a Palazzolo, ma è in testa dopo aver perso le prime tre partite interne, ma è in testa ed è una neopromossa, una squadra che non è neanche un comune, è una frazione. Presidente Carmelo Labiso, che ritorna con noi rispettando una promessa che ci eravamo fatti, dice: ma dove, accidenti, volete arrivare? Dando buonasera a tutti. Questo di buonasera va bene, ma... Ma sì, purtroppo se stiamo andando avanti non ci possiamo fermare. Aspetta, lo spostiamo, lo mettiamo. Sì, cioè, sì. Non vi dovete fermare. No, di fatto è una realtà che neanche noi pensavamo di poter andare così oltre. Ma ti rendi conto, nelle ultime due trasferte avete vinto a Biancavilla e a Palazzolo, cioè sulle due capoliste. Sì, sì. E avete vinto bene. E nella società che cosa vi dite? Che abbiamo fatto bene i nostri calcoli, i nostri conti, specialmente con il settore tecnico che ci segue tantissimo. Ora avete immesso Cesare Sorbo come direttore sportivo, quindi. Ma senti un po', voi il problema del campo non lo tocchiamo perché veramente ci vorrebbero settimane. Lasciamo bene, vediamo questo cambiamento. Voi siete, già era stata un'impresa per una frazione di un migliaio di abitanti d'inverno, perché quando ce ne sono 40.000 non si gioca d'estate. Ma poi eravate partiti onestamente male, Scalogna, problemi, eccetera, eccetera. Poi avete infilato questa cos'è, la settima, l'ottava vittoria di fila. Sì, la settima, ottava. Che cosa ha fatto cambiare la squadra? Non avete, anzi avete perso giocatori fondamentali come Pellegrino, che si è fatto male. Che cosa è successo a questo Marina per farla decollare? Ma più che altro io penso che è stato magari l'impatto dell'eccellenza all'inizio, sì, magari non eravamo abituati sia noi che i nostri giocatori a metterli tutti assieme, però grazie al nostro mister Utro, che ho sempre detto che è bravissimo, è riuscito a portarci fino a qua. Però io ho parlato con voi, per esempio, dopo la terza sconfitta interna, anche se voi perdevate dentro e andavate a vincere fuori, per la verità. Cioè quella, l'unica partita che avete completamente sbagliato, che era quella a Milano. Non ho sentito nessuno, né fra i dirigenti né fra i tifosi, dicendo: ah, problemi, sì, vabbè, ci li faremo. Siete diversi davvero. Sì, più che altro... E mi pare che vi stanno premiando per questo. Sì, no? sì, ci stanno premiando. Io quello che volevo dire, cioè all'inizio, perché il campo ci ha svantaggiato tanto, perché ci siamo allenati in erba sintetica, poi abbiamo giocato a Selvaggio. E Selvaggio c'è un fondo che è terrificante. Perfetto, è stato quello magari i primi risultati che non andavano bene. Però la società non ha detto niente. No. E noi siamo fatti così, noi andiamo avanti. Allora, raccontiamo alla gente che premio vi stanno per dare. Allora, ci stanno dando il premio dei giornalisti, che è valevole per la miglior società della Sicilia, come comportamento, come tutto. Questo è un vanto, credo, di tutta questa città. Sì. Ma Carmelo, ora, al di là di tutto questo, al di là della bravura, Carmelo Labiso da quanti anni fa il presidente? Ma 13 anni. Bene, questo è chiaramente il momento più alto. Ma voi avete mai pensato... Già l'eccellenza è un traguardo storico, di arrivare a questi livelli. No, completamente. Già quando siamo andati in prima categoria, per noi il Marina di Ragusa non era mai stato in quei livelli. Mi sembrava una cosa enorme. E già ci sembrava una cosa enorme. Poi in promozione addirittura. Io ricordo come vi siete salvati un anno. Però poi pian pianino la gente forse incomincia a credere anche a noi, certo, come società, una società sana, pulita, onesta. E quindi ci hanno dato più fiducia. Ma voi vedete, per esempio, dei tifosi meravigliosi che si fanno comunque 50 km per andare a vedere la squadra. I tifosi che dicono? No, i tifosi sono contenti. I tifosi vogliono venire, vogliono giocare a Marina. Cercano il campo di Marina perché giustamente le trasferte, non siamo abituati. Ma sono in trasferta anche quando giocano in casa. Sì. Vero. Però Carmelo, se voi, perché qua c'è un altro problema, il rischio, tra virgolette, è l'augurio di cuore, il rischio quarta serie o serie D è enorme, perché loro sono semifinalisti anche in Coppa Sicilia, e in Coppa Sicilia chi vince la Coppa Sicilia è promosso, ma è promosso anche
l'altra squadra, la squadra che perde, nel caso che la prima sia già promossa in campionato per i fatti. Quindi rischiate, tra virgolette, davvero grossi. I tifosi devono capire, però, purtroppo, che si è andate in D. Marina è difficile, insomma, ci vedono giocare là. Diciamo, però forse la soddisfazione è tale. Sì, sì, sì. Non lasciamo niente. Ci dobbiamo mettere Marina di Ragusa trtrattino Chievo, com'è? Vediamo che vediamo. Succede. Allora, Carmelo, che tra l'altro è il proprietario di un delizioso ristorante che è a Vanenna, proprio nel cuore di Marina, ma è un po' il centro della tifoseria, o no, il tuo ristorante? Sì, 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 sì. Vengono i tifosi là? Come no, certo. Poi Marina si sa. Poi c'è il tuo figlio, quest'anno l'hai promosso dirigente, sì, no? Sì, sì, sì. E allora, dimmi un po', quando voi avete innestato pochissimi elementi e mi hai detto che nel mercato di dicembre non cambierete, avete preso Saccaora, questo difensore, sì, 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 sì. Avete sistemato un po', avevate qualche portiere in più? Sì, l'abbiamo tolti un paio di portieri. E poi avete lavorato molto con alcuni ragazzi di colore estremamente interessanti. Sì, sì. Qual è il vostro rapporto con questi ragazzi? Che tipi sono? Ma i ragazzi si sentono con noi...